Finalmente sono tornato. E ora vi dirò anche il perché sono mancato per così tanto tempo. Finalmente sono ritornato dopo forse 2 mesi che non pubblicavo un video dove vi parlavo in via diretta. L'ultimo video pubblicato è stato il videoclip che ho girato per i golfers. Dopo tempo è stato su Vimeo, ho deciso di metterlo anche su YouTube. E sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate di questo video. Scriverò anche qui sotto in descrizione se volete. Comunque sono finalmente tornato. E questa cosa non era così scontata, perché non so il motivo, ma non riuscivo a girare video. Iniziavo a girarne uno, interrompevo, lo volevo riprendere più tardi, lo volevo riprendere il giorno dopo, non mi veniva più voglia di girarlo e così lo cancellavo. Se non fosse che ho visto un costante aumento, comunque un piccolo aumento, ma sempre costante, degli iscritti al canale. La gente continua a vedere video ormai vecchissimi. La gente continua a commentarmi i video, qualche commento anche in inglese, il che mi sorprende non poco. E questo mi ha spinto a voler girare ancora video. Ancora video perché mi dispiacerebbe lasciare un canale con poco più di 600 iscritti, perché comunque è una passione, comunque è qualcosa che volevo fare da tanto tempo, creare questo canale YouTube. E in più, in questo periodo, mi sono capitate svariate cose. Ovviamente c'è stato Perugia con l'IJF, quindi sono dovuto stare una settimana a Perugia, lì pure ho girato qualche clip, ma ripetere gli stessi video perché di quello si sarebbe trattato dell'anno scorso non mi andava. Dopodiché ho avuto la possibilità di girare un nuovo cortometraggio, sia come operatore camera che come direttore della fotografia che come colorista. Deve essere ancora pubblicato, quindi vi farò vedere un breve estratto. Probabilmente ve lo farò vedere anche sfocato perché mi dispiacerebbe togliere la sorpresa. E soprattutto sono stato fuori all'Italia. Quando uno dice sono stato fuori all'Italia, in genere si immagina in Francia, in Inghilterra, in America. No, sono stato in Islanda. L'Islanda è bellissima, ho avuto la possibilità di scattare le foto meravigliose. Se mi seguite su Instagram, e vi consiglio di seguirmi su Instagram, qua sotto c'è il link, ma mi trovate facilmente con cognome e nome. Troverete molte delle foto che ho scattato, ne ho ancora tonnellate da pubblicare, e ho avuto la possibilità di girare un sacco di video anche. Questo farà sì che io creerò sicuramente una puntata riguardante il travel vlogging, travel photography, perché è stata un'esperienza veramente molto bella. Vi mostrerò anche qualche parte del video perché ho creato un video con le clip girate, ancora non è il definitivo, però vi potete fare più o meno un'idea. E come già ho detto prima, ho dovuto girare anche un cortometraggio. Cortometraggio girato completamente con la 60D che, nonostante l'età, si comporta ancora dannatamente bene. Sì, non posso tirare tanto sugli ISO come ormai piace a tutti i videomaker moderni, ma con una buona lente si riesce a risolvere tutto quanto. Quindi, io sono tornato, tornerò a fare video, tornerò a fare video sulle tecniche, tornerò a fare video anche un po' personali. Vi dovrò parlare del microfono perché l'ho cambiato, non ho più il Rode VideoMic Rycot, l'ho sostituito con uno più compatto, più facile da trasportare. Quindi, mi raccomando, rimanete connessi e la programmazione riprenderà come sempre con un video sicuro ogni sabato all'1:30 circa, pubblicato sul canale. E se dovesse esserci qualcosa di particolare, vi avvertirò stesso durante la puntata. Comunque, con questo ho concluso questo video dopo tanto, troppo tempo. Rimanete connessi, rimanete su Photography World.